qualcosa destinato a durare una sola notte, ma invece la storia tra All Japan e Pro Wrestling Noah sembra proprio destinata ad andare avanti. D'altronde, alla fine, sostanzialmente, queste due sigle hanno una storia che le unisce fin dal principio, sostanzialmente, nello specifico dal principio della Noah, dato che probabilmente se non ci fosse stata la All Japan Pro Wrestling ad oggi non ci sarebbe neanche la Pro Wrestling Noah, o magari ci sarebbe, però non con la stessa storia, non con gli stessi presupposti. Ma intanto ancora una volta bentornati e bentornate sul canale YouTube di Wrestling Unico Amore per un nuovo appuntamento con voi, come sempre il vostro Draco, coordinatore di questo progetto, oggi per parlarvi di quelli che sono un po' gli sviluppi per quanto riguarda gli scontri fra alcuni atleti della All Japan e alcuni atleti della Pro Wrestling Noah. Infatti dal titolo magari potreste immaginare qualcosa tipo le guerre fra i brand, le invasion, le sfide, come magari si è abituati a vedere, no, in prossimità di Survivor Series, oppure comunque in guerre fra stable che avvengono in altre sigle o in altri roster. Beh, non è così. Quella fra All Japan e Pro Wrestling Noah in questo momento è una storia molto settoriale, una storia che coinvolge soprattutto alcuni atleti che stanno facendo un certo percorso in Noah e altri che in All Japan stanno cercando di dare magari una sensazione diversa, forse in questo momento, al loro percorso. Intanto tutto viene dallo show di ritiro di Keiji Muto, avvenuto il 21 febbraio al Tokyo Dome, quindi comunque il più grande palcoscenico del mondo giapponese, dove fra i vari match ce n'erano anche alcuni interbrand che sulla carta sembravano, no, sapete, magari i classici scontri, i classici showdown fra atleti di roster diversi, di brand diversi, ma senza nulla più. Però in quello che ha visto per protagonisti i tre rappresentanti principali del Congo, Keno, Katsuhiko Nakajima e Manabu Soya, e dall'altro lato Kento Miyahara, Yuma Oyagi del gruppo Zenichi Shinjida della All Japan, accompagnati da Suama, beh, qualcosina in più c'è stato già durante il match. Suama è andato a fronteggiare Keno dopo che Keno comunque l'aveva provocato pesantemente, mentre Suama, cioè, era solo all'angolo ad aspettare il suo turno. Keno è andato pesantemente a provocarlo, Suama è entrato nel ring, lo ha afferrato per il collo e ha iniziato a fargli vedere un paio di minuti brutti a Keno. Poi le cose comunque si sono capovolte a favore dei membri del Congo, ma Kento Miyahara, per quanto riguarda i rappresentanti della All Japan Pro Wrestling, era quello che non era esattamente felicissimo di come fosse andato il match, al che comunque dopo, oltre ad andare faccia a faccia con Katsuhiko Nakajima, è andato anche a provocare Masaki Tamiya, che era presente al tavolo di commento. Infatti comunque Masaki Tamiya insieme a Daiki Naba avrebbe poi dovuto affrontare Keno e Soya per i titoli di coppia, quindi in qualche modo la presenza era doppiamente giustificata. Kento è andato a provocarlo e successivamente all'evento poi richiesto a gran voce un match contro il Mitsuharu Kitamiya, che è il precedente nome di Masa, e lui un po' anche a ulteriore provocazione ha continuato a usare il nome originale di Kitamiya anche durante altri show della All Japan, finché poi non ha avuto effettivamente un match, ma non contro Kitamiya all'inizio, poiché ha affrontato Yoshiki Inamura, uno dei giovani, sostanzialmente dei nomi nuovi della Pro Wrestling Noah, che ha affrontato Kento Miyahara il 14 marzo in uno show della All Japan. Ovviamente un giovane volto da un lato, un pluricampione Triple Crown della All Japan dall'altro lato, penso che il risultato sia facilmente immaginabile. Purtroppo non ho potuto ancora vedere il match perché non l'hanno caricato sul Wrestling Universe, ma per il momento in esclusiva solo su All Japan TV. Però prossimamente spero tanto che comunque il match anche sul Wrestling Universe, almeno quelli in cui appaiono gli atleti della Pro Wrestling Noah. Quindi per il momento per Kento Miyahara non è arrivato lo scontro uno contro uno che avrebbe voluto, ma è arrivata, diciamo, qualcosa così di intermedio. Intanto, prima di andare avanti, vi ricordo
dicendo che questi video, magari su tematiche meno conosciute, di meno largo interesse, sono possibili anche e soprattutto grazie al vostro supporto. Quindi mi raccomando, se vi piacciono anche questi video un po' più fuori dall'ordinario, un like qui è doppiamente obbligatorio, così come anche un commento, le vostre sensazioni riguardo questo tipo di collaborazioni fra le sigle, giapponesi o americane che siano. Insomma, dateci comunque dei cenni, dei feedback sul nostro operato, che in qualche modo comunque siamo stimolati a fare sempre di più, ma anche meglio, a cercare di venirvi più incontro anche con i vostri interessi e quello che vi aspettate di vedere da questo canale. Quindi mi raccomando, il like-in oltre alla visualizzazione ci aiuta veramente tanto. Tornando invece poi alla nostra narrazione, è arrivato comunque un seguito per Kento Miara. Infatti è stato presente comunque all'ultimo grande show della NOAH, dove si sono affrontati appunto Kitamiya e Inaba contro Keno e Daiki Inaba. Kento ha provato ulteriormente a mettere in difficoltà Kitamiya, ottenendo effettivamente poi un ulteriore match. Manca ancora l'uno contro uno, intanto c'è stato uno scontro 3 contro 3, dove ad avere la meglio questa volta però è stata la NOAH, che nel team composto da Kitamiya, Kinya Okada e Yoshiki Nomura è riuscito a trovare vittoria contro il gruppo di Kento Miara, che in questo momento, diciamo, non sta raccogliendo vittorie, sta, diciamo, soprattutto un po' pungolando il leone che dorme, prendendo poi per il momento solamente schianazzoni un po' a destra e a manca. Infatti anche negli altri scontri del tour della All Japan non sono riusciti ad ottenere delle vittorie, però in qualche modo comunque si stanno facendo notare, stanno rimanendo sulla cresta dell'onda. Questo però, quello tra Kitamiya e Miara, non è l'unico filone in questo momento per quanto riguarda lo scontro fra i due brand. Infatti, sempre in Pro Wrestling NOAH, si sono presentati anche i campioni di coppia dell'All Japan Pro Wrestling, Yuma Oyagi e Naoya Nomura, che durante uno dei Road 2 della NOAH hanno sfidato Keno e Manabu Soya ad un match con in palio i titoli di coppia dell'All Japan. E dato che loro stavano mettendo in palio i titoli di coppia della loro compagnia, qualora Keno e Soya fossero riusciti a conquistare i titoli di coppia contro Kitamiya e Inaba in NOAH, li hanno sfidati a fare un winner takes all sostanzialmente, cosa che non si è concretizzata, perché comunque sia Keno e Soya non sono riusciti a ottenere i titoli di coppia della NOAH, ma sono riusciti invece pochi giorni dopo a ottenere quelli della All Japan, battendo in casa loro Yuma Oyagi e Naoya Nomura. Tra l'altro non ho capito se proprio durante questo match o durante uno degli show successivi a quelli del 21 marzo Naoya Nomura ha riportato anche un infortunio, quindi cambio di titolo che è arrivato quasi sostanzialmente in modo provvidenziale, perché comunque adesso ci sono due nuovi campioni in All Japan che sono degli atleti ospiti, tra l'altro con delle intenzioni molto ben chiare, perché comunque Keno in questo momento è in una fase di rabbia e desiderio di riscatto totale, visto comunque la situazione, comunque quello che sta succedendo intorno al titolo heavyweight della NOAH. Keno è un po' fortemente in modalità desiderio di riscatto e non sta apprezzando tantissimo, gimmick parlando ovviamente, tutte queste, come dire, invasioni, apparizioni di atleti di altri brand. Quindi comunque fiero del fatto di aver conquistato i titoli della All Japan Pro Wrestling, comunque una delle compagnie più storiche del mondo del puro wrestling, Keno ha già chiarito nella press conference successiva all'evento che la prossima difesa dei titoli sarà in Pro Wrestling NOAH. Non si sa ancora quando, non si sa contro chi, però appunto la prima difesa comunque di questo loro nuovo percorso come campione di coppia All Japan dovrebbe tenersi proprio in NOAH. In tutto questo c'è anche ulteriore olio, ulteriore grasso che cola anche per la competizione singola, dato che Manabu Soya non si accontenta di aver vinto i titoli di coppia, ma in rappresentanza del Congo sta anche partecipando al Champion Carnival 2023 della All Japan, che è un po' il loro torneo storico, un po' come al pari magari
di altri tornei che ci sono nel mondo del wrestling giapponese. Quindi decisamente tanti intrecci, più filoni, alcuni che andranno a creare delle situazioni anche all'interno della Pro Wrestling Noah, altri che almeno per il momento stanno rimanendo soprattutto negli show della All Japan, sicuramente comunque diverse cose che possono vivacizzare secondo me comunque quelle che sono le dinamiche in questo momento in All Japan. E in Noah nessuna delle sue sigle ha delle, cioè diciamo loro, queste due, così come anche altre sigle giapponesi ad esclusione della NJPW o magari della Stardom se prendiamo a riferimento compagnie femminili, hanno un roster così ampio tali che comunque le dinamiche sono sempre vivaci, ci sono sempre comunque acque agitate volendo già solo con quello che accade all'interno del brand. Per altre sigle è un po' più difficile, che sia la All Japan, che sia la Noah, quindi comunque a mio avviso delle collaborazioni di questo genere possono vivacizzare un po' quelle che sono le situazioni all'interno dei brand, così come anche permettere a diversi atleti di fare non solo esperienze diverse, perché comunque sia, prendete per esempio, non lo so, un Minoru Suzuki, così come anche altri veterani, Yuji Nagata, che adesso è campione anche Triple Crown della All Japan, lottano sì in altre sigle, però solitamente comunque girano molto, ma in questo caso non si tratta soprattutto di andare in una sigla e fare un match, si tratta di andare in un'altra sigla e raccontare qualcosa, creare un percorso narrativo, seppur comunque soprattutto a base di wrestling, ma comunque sia con della narrativa, con un filo conduttore. Quindi secondo me può essere una cosa molto positiva, ma attendo come sempre ovviamente i vostri commenti, le vostre opinioni qui sotto, un altro posto dove possiamo chiacchierare di wrestling quotidianamente oltre ai nostri social e anche il nostro gruppo Telegram. Siamo circa una settantina di persone, siamo attivi quotidianamente, scambiamo comunque tweet, facciamo sondaggi, altre attività interattive, ma parliamo anche ovviamente di wrestling, di ciò che guardiamo, di ciò che ci piace, a volte anche di ciò che non ci piace sostanzialmente. Quindi mi raccomando, possiamo parlare di tutto il wrestling che preferite, non siamo polarizzati, non siamo a come dire supporto esclusivo, quindi mi raccomando, se seguite, se vi piace parlare di wrestling, raggiungeteci, il link è qui sotto in descrizione, vi aspettiamo. Dal vostro Drago è tutto anche per questo appuntamento, ci vediamo in un prossimo video sempre su Wrestling Unicom.